Buongiorno amici, prepariamo questa gustosa e salutare colazione o merenda se volete, potete tranquillamente usarla come dessert. Ho preparato il mio kefir, un bel bicchiere colorato, eccolo qua, la pesca che ho tagliato a pezzettini piccolini così tira fuori anche il suo sughetto, una pesca bella matura naturalmente. Questi sono biscotti ai semi, sono dei biscotti ai cereali con semini di chia e altre cose. Sono molto salutari. Potete usare qualsiasi altro biscotto, eh? Ne ho spezzettati due, nel mio caso due. E questo è il kefir appena colato dai grani. Scusate, qui è caduto un grano, adesso lo tolgo. Quindi è completo del suo siero, ma se lo volete un pochino più cremoso, basta metterlo in frigo e fare questa cosa il giorno dopo, oppure colarlo un pochino. Adesso io lo farò per farvi vedere, ma non tolgo tutto il siero, lo colo solo un pochino per farlo addensare, così mantiene comunque anche tutte le sue proprietà benefiche. Ne tolgo soltanto un pochino, quindi 10 minuti lo tengo a colare in frigo. Bene, eccolo qua. Iniziamo ora a preparare il nostro dessert. Ok. Allora, faccio una base di biscotti. Vedete, li ho tritati grossolanamente, perché poi comunque si inumidiscono con il kefir. Li spingo un pochino, così. E poi ci mettiamo il kefir. O se volete potete usare lo yogurt, ma non è la stessa cosa. Il kefir contiene tante sostanze salutari che lo yogurt non ha. Ecco qua, quindi questo è il primo strato. Ora ci metto le pesche con il loro sughetto, ci metto uno strato di pesche, così il kefir prende il sapore delle pesche e gli dà un aroma buonissimo, veramente buono. Ci metto un altro stratino di biscotti. Così, ok. Naturalmente più è denso il kefir, più stacca un pochino, si vede un po' lo stacco. Io l'ho lasciato, l'ho scolato poco, l'ho lasciato soltanto quasi liquido, diciamo. Ecco qua. Quelle le lasciamo per guarnizione, mettiamo altre pesche. Poi se volete potete aggiustare una coppetta, io ho messo questo bicchiere o questo, ma anche nelle coppette va bene, ce ne vengono due se mettete delle coppette piccoline con queste dosi. Una spolveratina di granella di biscotti, ecco qua, mettiamoli tutti, va, abbondiamo. Ed ecco pronto il nostro dessert, oh, scusate l'inquadratura. Ecco qua, buonissimo, non vedo l'ora di assaggiarlo. Bene amici, io ho proposto la pesca, ma naturalmente potete mettere qualsiasi altra cosa, magari lo vediamo in un altro video. Ciao a tutti e buona colazione o buona merenda. Ciao!